Sì, diciamo che io innanzitutto sono qui come un libero cittadino, sto seguendo in questi giorni dalla stampa locale e da Ballabio News anche questa improvvisa alzata di scudi nei confronti di questa nuova struttura che diciamo, ho avviato io quando ero presidente dell'allora Comunità Montana dell'Area Orientale, oggi l'Area Orientale Valle San Martino. Questa struttura, a mio giudizio, probabilmente chi protesta e chi contesta o chi vuole avere delle notizie in più si dovrebbe informare innanzitutto, presentarsi in comune, vedere gli elaborati e capire che la struttura che nascerà è una struttura super moderna e non è un semplice capannone come i manifesti posti in strada stanno a raccontare. A mio giudizio c'è una cattiva informazione. Io credo che Ballabio e il territorio in sé renderà merito se questa struttura verrà realizzata, come verrà realizzata, perché di fatto la gara d'appalto si è conclusa e gli uffici della Comunità Montana stanno concludendo la procedura per l'affidamento dei lavori. Mi sembra anche però che ci sia molta disinformazione, soprattutto su quanto riguarda il futuro del ventaglio, perché sarà una struttura che diventerà patrimonio del Comune di Ballabio, perché la convenzione sottoscritta da Comunità Montana e Comune di Ballabio, Consiglio Comunale che è tuttora responsabile sul territorio, dopo 15 anni di gestione comunitaria passerà al patrimonio dell'ente locale che è il Comune di Ballabio. È un'iniziativa economica, soprattutto, che non vuole essere assolutamente in contrasto con quello che nascerà se nascerà la Fornace di Barzio, perché di fatto nella mia ormai lunga esperienza di questa struttura di Barzio ne sento parlare da 10 anni, ma alla fine nulla vedo. Se devo essere così, per entrare anch'io un po' da libero cittadino, poter esprimere un mio pensiero, cioè allora noi qui siamo arrivati senza fare tante campagne di spendere un qualcosa che poi di fatto non si vede come alla Fornace. Io da così conoscitore del territorio dico che non so quale sia l'idea della Fornace, perché in 2 anni sono cambiati due modi di pensare, due modi di vedere, poi alla fine ne vedremo i risultati se le vedremo. Io dico però che se è vero che ci sono degli imprenditori e c'è una pubblica amministrazione disponibile e che si vuole spendere per la rinascita delle terme di Tartavalle a Taceno, penso che lì si debba ragionare, lavorare a livello sovracomunale, cioè nel senso che Comunità Montana Valsassina, comuni di Taceno, provincia e anche regione, oltre ai privati, possono mettere in cantiere un'idea forte, molto forte, che già negli anni di inizio Novecento portava il nome di Tartavalle Terme, ma della Valsassina nella grande metropoli milanese.